Ciao ragazzi, io sono Furin Kazan e sono qui oggi sul canale del clan a portarvi un nuovo gameplay. Purtroppo non ce l'ho sotto mano, quindi leggo solo di cosa si tratta, ovvero di un triplo nuclear di JTF Rio su carrier, multi-team, quindi suppongo postazione, con 63 gastric, quindi credo un nuclear e poi 63 gastric in un'altra serie. Allora, quest'oggi vi porto un commentary che in tanti mi avete richiesto anche nei commenti sotto i miei video, quindi credo sia anche giusto portarvelo. Trattiamo l'argomento in una chiave un po' diversa rispetto a quella che magari può sembrare scontata. Allora, quest'oggi parliamo di razzismo. Allora, io non sono qui a dirvi razzismo è una cosa brutta, non siate razzisti, è una cosa ignorante. No, allora, questo dovete saperlo già voi, non servo io a dirvelo. Vorrei trattare la questione in un modo un po' più dal punto di vista storico, ecco, perché ritengo che sia giusto anche avere una qualche informazione riguardo questo fenomeno, che non è assolutamente degli ultimi anni, ma neanche degli ultimi secoli, però ci sono delle situazioni diverse che adesso andiamo a scoprire. Allora, se voi pensate al razzismo, la prima cosa che mi dite magari è, non so, l'antisemitismo, quindi l'odio verso gli ebrei, che non tratterò perché non ne ho le competenze, oppure il razzismo verso i neri, e quindi con questo tutta una serie di altri fatti come la schiavitù in America, l'apartheid in Sudafrica, eccetera. Allora, razzismo, quello che abbiamo in mente oggi è questo. Partendo invece dall'ambito antico, per esempio i greci ritenevano barbari tutti quelli che non erano greci, quindi barbari, che significa proprio balbettanti, ma non nel senso della patologia, ma che parlavano delle lingue che in confronto al greco erano decisamente meno fini, e quindi era come se balbettassero. Ecco, tutte le popolazioni sostanzialmente a est dei greci, quindi prima di tutta la Persia, erano considerate barbare, barbariche. Questo era abbastanza comprensibile da un punto di vista culturale, cioè i greci erano consapevoli di avere un livello di cultura e di civilizzazione molto più elevata rispetto alla maggior parte delle altre popolazioni del mondo, se non di tutte, forse a parte l'Egitto per vari motivi, ma più o meno si può dire che la situazione fosse quella, e quindi in un certo senso è comprensibile. I romani continuano in questo senso a considerare barbari tutti quelli che non erano in prima istanza italici, anzi addirittura del Lazio o di Roma, poi si è esteso il discorso a tutta la penisola italica e poi anche ai confini dell'impero. Quindi sia un che ne so, un tunisino, oppure un egizio all'epoca, o un greco, uno dell'Anatolia, dell'ovest della Turchia, uno spagnolo, ecco, anzi un iberico, tutti questi erano romani e quindi non barbari, perché appartenenti alle province romane. Cosa succedeva? Che mano a mano che i romani sconfiggevano popoli, li federavano, cioè li facevano diventare amici di Roma in cambio di ovviamente tasse, cioè è logico, e però questi appunto diventavano cittadini romani, quindi godevano dei diritti di ogni cittadino romano, almeno formalmente. Poi ci potevano essere dei problemi, ma questa era la situazione, quindi non è un razzismo. I romani dimostravano la loro superiorità con le armi, non avevano bisogno di scrivere dei libri su come la loro razza fosse migliore, non credo neanche lo pensassero, lo dimostravano sul campo, e nessuno era in grado di sconfiggere le legioni di Roma, quindi questo è. Poi vabbè, c'è stato il crollo, ma questioni razziali non ce ne sono, nel senso che immaginiamo noi. Se andiamo più avanti verso l'epoca moderna, possiamo notare come cominci a cambiare la questione con la nascita, con la scoperta del nuovo mondo. Cosa succede? Che nel nuovo mondo ci sono delle popolazioni indigene che non sono neri, ok?
parliamo di Nord America, parliamo di Centro e di Sud America. I neri vengono portati tramite quello che avrete studiato come commercio triangolare, quindi gli europei portavano schiavi neri dall'Africa alle Americhe e ovviamente c'era tutta una serie di scambi commerciali. Quindi se oggi ci sono neri in America è per questo motivo qua. Questo perché non che si pensava ad una questione di inferiorità o superiorità fisica, ma proprio per un motivo culturale, cioè in Europa era nata la cultura, era nata la civiltà, e quindi tutto quello che non era, cioè tutto quello che poteva essere utile per questo si utilizzava, anche forze fisiche umane sfruttabili. Quindi questo è un motivo sostanzialmente economico, è brutto, è orrendo, è tutto quello che volete, ma anche qui logicamente i bersagli sono neri perché si prendevano in Africa, perché c'erano tante persone, c'erano degli stati deboli e quindi era comodo questo. Nell'Ottocento si cominciano a scrivere proprio dei trattati, come uno famoso, che è sull'ineguaglianza della razza o della specie, cioè si cominciavano a trovare delle motivazioni fisiche, fisiologiche, genetiche, biologiche, a suffragare la tesi, a difendere la tesi che la razza bianca europea fosse superiore alle altre. E infatti si facevano proprio delle scale, delle classifiche, superiore alla razza gialla, che era quella asiatica, e alla razza nera, che era quella banalmente africana. E questo è uno dei motivi per cui, quando poi si comincia con imperialismo, nazionalismo, imperialismo, e poi con i regimi totalitari di fascismo e nazismo, specialmente nazismo, queste opere vengono riprese, vengono prese anche come la legge, e quindi appunto escono le leggi razziali, escono tutte le dottrine di stampo nazista, e si crea un pericolosissimo razzismo, che è quello che poi porta anche ai massacri. Però il punto vero del razzismo qual è? E il punto è che noi abbiamo paura della diversità. E quando questa diversità è molto evidente, come nel caso delle persone di pelle nera, che sono subito evidentemente, cioè è proprio la facciata, è l'estetica essere diversa, e quindi è un diverso subito evidente, anche se poi non, al 99.99% tutta la razza umana, tra virgolette, è uguale, identica. Quindi ovviamente non ci sono motivi solidi, scientifici, a difendere ciò, però il fatto di vedere una persona diversa è subito un motivo per sentirsi minacciati. Quindi questo è un po' il discorso. Adesso qua il gameplay sta per finire, quindi credo di avervi dato almeno una visione di insieme di quello che può essere il razzismo, che da semplice diffidenza verso lo straniero, come nell'antichità, diffidenza e desiderio di vittoria per conquiste territoriali, si passa a codificare le differenze tra persone, che è assolutamente disumano. Comunque, commentari qui è finito. Spero ovviamente vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace, un commento. Se volete altri commenti di questo tipo, basta che lo diciate, li farò sicuramente. Io vi ringrazio e noi ci sentiamo ovviamente al prossimo video. Ciao! I GTF, figa. Ti ammazzati, figa, sparati. Quando arrivo devi farmi passare.